C'è un altro ultimo aneddoto che vi racconto, perché quello è stato veramente, devo dirlo, il mio momento di celebrità. Cioè, 2 anni dopo, nel 93, ci fu un golpe dei reazionari comunisti che volevano riportare il comunismo a Mosca, quindi armati, conquistarono la radio, poi si asserragliarono dentro a un palazzo. Yeltsin, che era allora presidente, lo fece circondare dai cararmati e i cararmati cominciarono a cannoneggiare questo palazzo, facendoci dei bei buchi fuori. Io, insieme a un collega del Corriere della Sera, Paolo Valentino, un bravissimo giornalista, eravamo lì fuori a guardare, un po' nascosti, cosa succedeva. A un certo punto uscì una signora e disse: i capi della rivolta vogliono parlare con dei giornalisti stranieri perché vogliono arrendersi più o meno fra le loro mani. Il mio amico Paolo del Corriere della Sera, che era un pazzo scatenato, disse: sì, andiamo Enrico, andiamo. Io, devo dire la verità, avevo una bella paura, perché i carri armati in quel momento non sparavano, ma potevano riprendere da un momento all'altro, e avevo paura dei carri armati. Ma, come ho scritto nel mio blog stamattina, c'era una cosa di cui avevo più paura ancora dei carri armati, e cioè che la mattina dopo il Corriere della Sera avesse un'intervista del capo della rivolta e Scalfari mi chiamasse e dicesse: tu dove eri mentre Paolo Valentino entrava dentro questo palazzo con le cannonate? Per cui non ebbi più paura dei carri armati, Scalfari mi faceva molta più paura. Entrai anch'io insieme a lui, finimmo dai capi della rivolta. Io e Paolo torniamo, ognuno nel suo giornale, felici, unici al mondo, insieme a questo giornalista francese, ad aver fatto questo scoop clamoroso. Ci avevano raccontato tutto. Allora io chiamo Repubblica, il nostro ufficio centrale, e Paolo chiama quello del Corriere della Sera: oh, abbiamo fatto uno scoop pazzesco, abbiamo intervistato i capi della rivolta. E tutti e due ricevevamo la stessa risposta: sì, va bene, d'accordo, però poi adesso dovete fare la cronaca. No, ma c'è un grande pezzo, ma noi dobbiamo raccontare veramente questa storia. Sì, va bene, se magari poi facciamo una cosina di colore, però adesso devi fare la cronaca tutta la giornata, così. E quindi tristi, ognuno torna, ci chiamiamo, io e Paolo. Ma fortunatamente Paolo Valentino aveva un amico che poi è diventato famoso, che era un producer della CNN, un siciliano come lui, Alessio Vinci, che poi è diventato un giornalista televisivo qui in Italia, a cui Paolo raccontò quello che era successo, e lui lo disse ai suoi capi della CNN, disse: come qualcuno ha intervistato i capi della rivolta, che intanto erano ancora chiusi lì dentro, circondati dai carri armati, cioè, chiamiamoli subito che li intervistiamo. Allora io e Paolo andammo sul tetto di una casa da cui si vedeva questo palazzo, che nel frattempo erano ripresi i bombardamenti, e sul tetto lì veniamo intervistati dalla CNN in diretta. La RAI, che non aveva un proprio collegamento, stava ritrasmettendo la CNN, questa rete americana, con i sottotitoli in italiano. E a un certo punto sente: we are here two Italian journalists who talk to the leaders of the rebellion. E arriviamo io e Paolo Valentino, lui vestito sempre elegantissimo, io sembrava il suo servitore come al solito, e c'è l'intervista a questi due. Torniamo in redazione, i telefoni esplodono. Oh, grande storia, facciamo un grande articolo in prima pagina. E quella volta allora abbiamo capito che il vero scoop non era stato intervistare i capi della rivolta, ma essere intervistati dalla CNN.